Ciao, oggi vi farò vedere come ho realizzato questo modulo, l'ho chiamato quinto perché ha 5 lati, pentagono non potevo fare perché già ho un modulo pentagono, quindi questo è avanti e dietro, ho bisogno di un cabochon, un rivoli di 16 mm, incastonato con 40 delica di base. Ho bisogno di perle di 4 mm, io ho utilizzato questo colore, perle di 8-0, guardate, le farfalle di questi grandi e rocaille di 11-0, ma io utilizzerò questi, quali sono i regolari, un po' più grandi. Io metterò nel mio modulo 4 di questi regolari, ma voi con le 11.0 normali mettete 5, perché questi sono un po' più grandi. Questo essendo tutto un modulo estremamente facile, e vedete anche voi poi. Io ho fatto già 3, ma devo fa non fare pure il quarto. Ho incastonato il mio cabochon di 16 mm con 40 delica di base. Entriamo in mezzo con il filo, così ascondiamo pure il nodino e vediamo che sono le file con 2 delica e con 3 delica. Noi dobbiamo entrare nella delica di mezzo di quelle 3. Che bello! Come al solito mi si sfila il filo dal lago e vabbè. Usciamo dalla delica di mezzo di queste tre, mettiamo una 11-0 e entro nella prossima delica di quelle tre. Ok, tiro bene il filo. Tiro bene il filo, poi salto una, entro nella delica del lato di quello accanto e poi in altra delica di quelle tre di mezzo, metto un'altra 11-0, entro nella prossima. Quindi, infatti, io devo mettere una sì, una no. Qua ho messo, qua non ho messo, qua ho messo, qua non metterò. Vedete? Prendo accanto, spero che si vedrà. Esco di qui, entro con l'ago e poi un'altra, una sì, una no, una sì, una no. E devo fare per tutto il giro. Arrivato all'ultima perlina di 11-0, lo metto così, e adesso il mio lavoro. Entro in tutte le perline quali servono per arrivare alla perlina di 11.0 quale l'ho appena messo nell'ultimo giro. Ok, esco di qui. Poi inizio a mettere una perlina di 4.0, una perlina di 8.0, un'altra perlina di 4 mm, scusate, 4 mm, 8.0, 4 mm. Entro nella prossima 11.0. Poi metto 8.0, farfalla grande 8.0. Entro nella prossima perlina. Questa faccio di tutte le volte quante servono fino a finire il giro. 4 mm, 8.0, 4 mm, alla prossima 8.0, farfalla grande 8.0. Quindi 4 mm, 8-0, 4 mm. Entro nella prossima. E poi 8-0, farfalla grande, 8-0. Entro nella prossima. E faccio così fino a quando finisco il mio giro. Arrivati all'ultimo, guardate, ho sul mio ago 8-0, farfalla grande 8-0,
entro nella ultima 11 0 e il mio giro è pronto. Vedete? Poi entro nella perlina di 4 mm e quella di 8 0 e inizio a mettere 4 perline 11 0. Va bene, mie sono irregolari, voi mettete 5. Entrate nella farfalla. Tirate bene, poi altre 4 perline 11 0. Si sono irregolari, mettete 4. Si sono regolari, mettete 5. Entro nella 8 0 di qui, di quale sta in mezzo a questi di 4 mm. E faccio così per tutto il giro. 4, vedete, si sono regolari, mettete 5. Entro nella farfalla. Altre 4. Entro nella 8 0, quale fa la punta a queste due 4 mm. E così diventerà il mio modulo. Questo è tutto, in caso che non avete capito, perché è veramente molto semplice, mi scrivete sotto e io vi risponderò. Un bacione e ci vediamo al prossimo video tutorial.